Siamo a Nardò, uno dei centri più belli del Salento, per incontrare una ricamatrice, l'ultima ricamatrice, comunque l'ultima della sua generazione. Qui tutti la conoscono come Titina. Lago ha una cruna che va guardata con un occhio aperto e l'altro chiuso. Si spezza il filo con decisione, altrimenti si sfilaccia e non passa attraverso niente. Le estremità vanno annodate perché un ricamo può tornare su se stesso e cancellarsi. Titina sa che c'è sempre un disegno, ma esistono infinite varianti. Si sta nella luce per fare bellezza. Bisogna vederci chiaro e ascoltare attentamente il suono che fa il filo quando si tuffa nella superficie e sbuca dall'altra parte. Ci si può proteggere, ma solo in parte. Il ditale fascia un polpastrello soltanto. Il resto è stata gioia, scrosci di risa quando passava il tramonto e il pendolo che riduceva a proporzioni minime tutto il tempo. Siamo a Nardò, in casa di Agata Calabrese, detta Titina, diciamo l'ultima ricamatrice, o comunque di una generazione che ha rappresentato le ricamatrici di una volta, le donne che facevano i corredi, proprio li realizzavano bianco su bianco, ricamando e perdendoci molto spesso anche la vista, e che è una generazione che ormai lascia il posto ad altri mestieri, un mestiere che va perdendosi, quello della ricamatrice. Titina, a te chi l'ha insegnato? È una maestra che io, quando ero ragazzina, che poi è morta e poi ho continuato io. Poi mia mamma era ricamatrice e allora ho continuato a lavorare. Finché non mi sono sposata, poi dopo sposata ho lasciato tutto. Una volta tutte le ragazze avevano bisogno del corredo nuziale. Questo corredo veniva realizzato a mano, non come avviene adesso, c'è molta libertà, questo corredo viene anche snobbato, non piace, si è persa un po' questa tradizione. Ma nel Salento la tradizione del corredo era veramente importante, si mettevano da parte le lenzuola, le federe ricamate, pezzo dopo pezzo, un po' alla volta, fino ad arrivare al fatidico giorno in cui appunto alla sposa veniva consegnata questa dote. Questa dote, sì, infatti è così. Quanto costava realizzare questo corredo? Molto spesso la gente si indebitava. Quanto costava? Dipende, io che l'ho fatto io, che l'ho ricamato io, non mi è costato soltanto la stoffa che l'ho comprata, senza il ricamo, che lo facevo io, mia mamma, però le altre li costa di più. Anche perché molto spesso dietro un lenzuolo, dietro un, diciamo ad esempio un completo come questo, federa, lenzuola e guanciale, molto spesso aveva bisogno di un anno per essere realizzato. Beh, dipende il lavoro che c'era, dipende il lavoro. Se il lavoro era di meno ci mettevi 2 mesi, 3 mesi, però se il lavoro era complicato come sono queste, ci mettevi 6, 7 mesi. Perché queste sono complicate? Per esempio questo l'hai realizzato tu. C'è molto lavoro e ci vuole più tempo, poi fatto tutto piccolo piccolo come questo. Cominciava? Qual era il passaggio obbligatorio del lavoro? Si disegnava prima sul lenzuolo? Prima si disegnava, si tagliava, si cuciva, poi si disegnava, poi cominciava a lavorare. Bianco sul bianco è il più complicato? È meglio bianco sul bianco, è più bello, no? Più elegante, più... E per chi lo realizza però forse è un po' più complicato. Per chi lo deve lavare e stirare. Allora, qui abbiamo qualcosa di più semplice, come vedete, sono dei centri, e sotto abbiamo questo lenzuolo importante realizzato da Assunta, tua madre. Questo è più complicato. Questo è più complicato, questo è un copriletto, veramente. È un copriletto. Tutto rintagliato, tutto fatto a mano. Questo, come, questo è Pizzo Sangallo. No, tutto ricamato a mano, questa è tutta stoffa. Questa è tutta stoffa, tutta ricamata e dopo rintagliata, no? Lavato, rintagliato e stirato.
Tu ricordi tutto questo procedimento? Le donne che ricamavano, che si riunivano, stavano in silenzio tutti i pomeriggi a ricamare, a fare questo lavoro, spesso nelle case poi, ci si ritrovava nelle case. Nella casa di mia mamma. Stavamo là, c'era un'altra maestra che disegnava, che ricamava e veniva, stavamo tutti insieme a lavorare. Adesso nel 2013 nessuno vuole più fare questo mestiere, quindi è difficile trovare chi realizza i corredi, perché ridi? Non lo so se nessuno lo vuole fare, adesso vogliono tutte le cose pratiche. Li comprano, li mettono e non li stirano, quello vogliono adesso, tutti i giovani di adesso. E soprattutto nessuno vuole fare la ricamatrice. Ah. Perché? Perché è andato perduto questo mestiere? Non lo so, perché è fastidioso forse. Poi devi lavorare, ci devi mettere tutti gli occhi lì sopra e allora la cosa cambia. Ma tu non ricami proprio più niente, neanche no. Per divertimento? No, niente. Non vuoi più vedere? No, niente. Niente. Conosci altre ricamatrici? No, qui vicino non c'è nessuno, guarda. Sono andate scomparendo. No, qua, nessuno, vicino a casa mia, qua non c'è nessuno che lavora, che fa questi lavori così. L'arte del ricamo è destinata a perdersi. Tu conservi molti di questi ricami, di questi lavori ricamati a mano? Sì, ne tengo parecchi. E te ne chiedono ancora? No, li faccio io. No, per carità. Basta. Le faresti? No. Nardò è stato considerato un centro importante, no, per quest'arte. In definitiva, così come molti paesi del Salento, perché chiaramente sono tanti i luoghi salentini, i posti, i paesi dove si concentrano queste arti e questi mestieri. Nardò è stato uno dei più importanti tra questi. Un momento in cui andava proprio forte. Nei lavori? Penso di sì. Io poi non è che andavo in giro a vedere quelle che lavoravano, io stavo a casa mia, lavoravo, basta. C'era molta richiesta? E tanto c'erano i ricami fisici pure di più che lavoravi, però adesso i ricami fisici ce ne sono pochi che fanno queste cose. No.